acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore servizi finanziari, più 1,41%. In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto assicurativo, che riporta una flessione di meno 0,78%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota più 154 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%. È previsto venerdì dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle scorte di petrolio. Giovedì è in programma il dato sul PIL Fed sempre degli Stati Uniti. Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 8.368 punti.